Rientriamo in studio per parlare della bella festa legata al pranzo che ormai da 11 anni, pensate, la, ehm, il gruppo degli Alpini offre proprio nella propria baita a tutte le persone anziane che abitano alla Casa Protetta Selene Conti oppure nelle case di Tiedoli. Un momento importante sia per gli anziani che per coloro che la organizzano in ehm, questo ambiente davvero molto particolare si diventa un'intera comunità comunità, vediamo. Marina Morelli presidente di Aurora Domus, una bella manifestazione. Assolutamente sì, è un, la tradizionale festa degli Alpini, è ormai un appuntamento fisso per la casa Selene Conti di Borgotaro, delle case di Tiedoli e per tutta Aurora Domus, perché comunque eh, per me è un momento che non si può perdere, devo esserci, mi fa piacere esserci ed è doveroso ringraziare gli alpini, la sezione Anna di Borgotaro che comunque sono sempre presenti, puntuali e gentili nell'accoglierci, tutti i volontari che comunque più di uno oggi ci accoglie ed è calorosamente insieme a noi vicino per rendere questa giornata piacevole. E un ringraziamento particolare mi è doveroso farlo anche alle nostre operatrici di Aurora Domus perché comunque come sempre tutti i giorni e anche oggi sono presenti vicino alle nostre persone e qui vogliamo bene una eh, comunità, lo stare insieme, il mettere insieme eh, l'ospitalità, la, 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 la familiarità e quindi valori che sono importanti ancora di più in un momento come questo. Tutti gli anni, ormai da 11 anni li riscopriamo, li riscopriamo in questo momento eh, bellissimo che ci fa sempre piacere sostenere e eh, vederci insomma al fianco eh, della Cooperativa Aurora, soprattutto dei nostri ospiti e un grande grazie ancora una volta al gruppo al Alpini di Borgotaro che sempre con grande disponibilità e generosità anche in queste piccole cose si mette a disposizione, come in quelle più grandi, come ha fatto poche settimane fa andando in aiuto alle popolazioni alluvionate della Liguria e della Lunigiana. Siamo con Sergio Gigliotti, presidente del gruppo cacciatore di Belforte, che ha regalato un bel cinghiale di 25 kg, un giovane cinghiale che è stato mangiato oggi. Eh, quanti, sono 11 anni, con che spirito fate sempre questa donazione? Beh, eh, volentieri. Perché, eh, per favorire questo volontariato che è estremamente ammirevole, perché non si trova mica da, in altre comunità che tante, tante persone si impegnano per le persone anziane. Che, eh, io non dovrei mica parlare perché io forse sono più anziano degli altri che fra qualche tra un mese e mezzo, non tra qualche mese, tra un mese e mezzo, anch'io eh, ne compio 86. Comunque, gli amici, non soltanto io, gli amici della, del, dei cacciatori di Belforte sono ben lieti di, di, di contribuire alla realizzazione di questa festa, offrendo tutti gli anni e lo offriremo anche l'anno prossimo, nonostante che quest'anno la, la, la caccia sia un po' più scarsa rispetto agli altri anni. Un cinghiale se non sarà di, di 25 kg sarà di 30 kg. Ecco. Questa è l'epoca dove tutti parlano di comunità. Se ne parla tanto, non sempre si pratica come si dice, a Borgotaro invece questo avviene. È l'incontro di oggi, l'accoglienza offerta dagli Alpini nella baita agli anziani della casa protetta ha messo insieme amministratori, eh, gruppi di cittadini, i cacciatori di Belforte che hanno dato un contributo importante, ristoratori, eh, produttori vari, insomma la comunità tutta si è stretta attorno agli anziani, insieme con i volontari, con i dirige dirigenti della casa protetta e eh, con la buona musica che sempre accompagna queste occasioni, è la comunità che si ritrova. Questo sembra facile detto a Borgotaro. Ma quello che qui è un dato scontato e naturale nella grande città spesso vuol dire invece l'emarginazione di chi è fuori dalle reti parentali o di vicinato. A Borgotaro invece chi va un po' più piano perché è nato prima, ha dato tanto e magari ha qualche acciacco in più, è visto come un patrimonio della comunità. E nella baita questo concetto viene esaltato nello spirito dell'amicizia e della solidarietà. Quindi è un gran bel modo di essere comunità. È per me un gran bel piacere essere qui insieme a questa comunità. E così alle prime luci, alle ultime luci del pomeriggio di questo sabato, gli anziani tornano nella loro casa protetta, insieme ai loro operatori, insieme ai parenti, dopo una bella giornata passata nella baita degli alpini, con prodotti tipici della loro terra, con la stufa legna, con le castagne, poche quest'anno perché non c'erano, con il cinghiale dei cacciatori di Belforte e con tantissimo affetto delle persone che hanno vicino, soprattutto gli operatori della casa protetta. Ora allora siamo alla pagina sportiva, iniziamo subito dal basket, con brutte notizie ancora per le ragazze della Robi Profumi che davvero non riescono a girare questo momento negativo in positivo. Ancora una battuta d'arresto. Continua il tabù del Palamazzali, dove la Robi Profumi non è mai riuscita a vincere nella sua trentennale storia cestistica. Anche sabato le bianco-blu del Presidente del Nevo hanno dovuto alzare bandiera bianca al cospetto di una formazione che ha giocato forse la sua miglior partita della stagione, chiudendo sul risultato di 61-45. La Robi Profumi, è ancora senza Yemi, il cui rientro è previsto per la settimana prossima, e Camisa, stagione finita per lei, ha dovuto affrontare la trasferta in terra alto a Tesina senza Marchini e con Scanzani, reduce da 39 di febbre, recuperata solo nella mattinata. Oggettivamente la gara già in partenza risultava difficile, ma l'atteggiamento positivo visto domenica scorsa contro Bologna lo si è visto solo nel primo periodo. Dopo è stato un autentico monologo del Bolzano che sino all'ultimo secondo del quarto periodo ha attaccato il canestro con precisione e determinazione. Troppe le conclusioni sbagliate dalla Robi Profumi, frutto di un attacco spesso lento e prevedibile. Bolzano, formazione che mediamente segna 59 punti, già dopo 30 minuti aveva superato questa soglia, sintomo indubbio della cattiva prestazione difensiva delle nostre. La gara era iniziata bene per le ragazze di Degli Esposti. Fritz aveva realizzato da tre punti sul primo possesso. A metà quarto la Robi Profumi conduceva per 8 a 5, realizzando il massimo vantaggio della gara. Ma Ribeiro riportava subito sotto Bolzano. La conclusione da tre punti di Diana Schwenbacher permetteva a Bolzano di chiudere la prima fazione avanti di tre lunghezze. Il parziale aperto a favore di Bolzano proseguiva ancora ad inizio secondo quarto con due canesti di Crestani che costringevano il coach a camare dopo solo un minuto il suo primo timeout. Martini realizzava da sotto, stoppando il break bianco-rosso sul 9 a 0. La Robi i profumi sembrava aver ritrovato lo smalto di inizio gare e arrivava a meno 2 sul punteggio di 20 a 18, quando era appena trascorsa metà del secondo quarto. Nei restanti 5 minuti però si spegneva definitivamente la luce dell'attacco bianco-blu. La Robi realizzava solo due punti, mentre Bolzano allungava sino al 31-20 di fine primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi sembrava di assistere all'inizio del secondo quarto. Bolzano con la tripla di Zambarda portava il parziale in doppia cifra, 10-0 a favore delle padrone di casa. Fritz e Catellani provavano a stoppare l'allungo delle biancorosse, ma tutto era inutile. Al quinto minuto Bolzano conduceva 46-25 ultimi 5 minuti ancora le ragazze del coach Massai danno spettacolo la bomba da oltre 9 metri sulla sirena di fine terzo quarto ad opera di Tunguz segna il 53 a 30 per le Iveco. L'ultimo periodo comincia con il canestro ancora di Tunguz che spegne ogni velleità di rimonta delle Borgo Taresi. L'ultimo periodo vede una timida reazione delle nostre che con tre bombe di Cavagni limitano i danni portando lo svantaggio finale a meno 15 anche perché Bolzano ormai sicuro di aver conquistato i due punti allenta la pressione a fretta qualche conclusione di troppo, realizzando solo 5 punti negli ultimi 6 minuti di gioco. Ora per le Borgo Taresi si profilano due incontri assolutamente da vincere per poter sperare di rimanere attaccati al treno salvezza. E invece, nel servizio che segue, buone notizie per il Karate Club Valceno: Giorgia Tedaldi è diventata campionessa regionale di Kumite. Giorgia Tedaldi del Karate Club Valceno si è laureata campionessa regionale di kumite nella categoria esordienti sino a 42 kg, mentre in quella sino a 47 kg Federica Bacchetta della medesima società ha conquistato la medaglia di bronzo. Il risultato è stato conseguito a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove si è disputato in concomitanza anche il Gran Premio Giovanissimi 2011. Questa seconda competizione, strutturata con la formula combinata Gioco Sport Karate, che prevede diverse specialità fisiche e tecniche con classifiche sia nelle singole prove che a livello assoluto, ha visto la partecipazione di una trentina di atleti del Karate Club Valceno, che sotto la guida degli allenatori Emanuele Massari e Fabrizio Bernieri, si sono comportati ottimamente. Nella categoria bambini, nati nel 2004, 2005 e 2006, si è classificato al primo posto Michele Tambini, seguito da Giorgia Massari al secondo e Altea Soni al terzo. Nella categoria ragazzi, nati nel 2000-2001, secondo posto per Alice Zucconi e Cecilia Massari e terzo posto per Carola Soni e Lucrezia Galli. Ottimi piazzamenti poi anche per gli altri atleti della società, a testimonianza di un alto ed omogeneo livello tecnico di preparazione. A questo proposito ricordiamo anche il titolo regionale di Kumite nella categoria Juniores femminile conquistato qualche giorno prima a Fidenza da Greta Bosi. Vediamo le previsioni meteo per domani, mercoledì 23 novembre. Avremo molto nuvoloso o coperto al mattino con deboli precipitazioni, nel pomeriggio invece parziali schiarite. Le temperature minime saranno in aumento con valori intorno ai 6 gradi, anche le massime in aumento valori intorno ai 10-11 gradi, infine i 20 saranno deboli variabili. I programmi di RTA per questa sera alle 20.45 circa avremo l'intervista. Ospita in studio il primo cittadino di Bedonia, Carlo Berni. Segue alle 21.05 il telefilm Hollywood Beat. A seguire alle 21.35 un altro telefilm Psy Factor. Al termine, il nostro telegiornale. Ed è davvero tutto. Io vi ringrazio per averci seguito. Mi fermo qui. Vi lascio ai nostri programmi. E vi rimando l'appuntamento con l'informazione. A domani sera. Arrivederci.